Cari web spettatori, appassionati dei fenomeni paranormali che si verificano quasi quotidianamente sul territorio, quest'oggi spero di offrirvi un vero e proprio scoop invernale. Dall'ultima nevicata sono giunte in redazione numerose segnalazioni di avvistamenti in questa zona di un presunto Yeti o uomo delle nevi. Ho fatto un giro di perlustrazione e questo parrebbe il posto migliore per l'appostamento. Adesso non mi resta che aspettare. Cari web spettatori, purtroppo sono in appostamento da oramai 8 ore, ma non si è verificato niente di anormale. Suggestivo il paesaggio, ma per oggi penso che si possa rinunciare. Un momento, e quello cos'è? Ah, niente, è solo un pupazzo di neve. Strano, non l'avevo notato. Ehi, ma è incredibile, signori! Il pupazzo si sta muovendo, in modo maldestro, ma si muove. Assolutamente paranormale. Credo che un poltergeist si sia rifugiato in quell'involucro di neve e adesso stia cercando di possederlo. Signori miei, stiamo assistendo e documentando un fenomeno davvero unico. Ritengo che come valore scientifico e giornalistico questo scoop superi di gran lunga l'avvistamento di un più comune, anzi, in questo caso direi addirittura banale, Yeti. Oh, whoa, whoa, whoa.